Una buona mattinata dalla redazione di Teletruria, nuovo appuntamento con le nostre ultime notizie. Cominciamo dalla cronaca, andiamo in Val d'Arno, effetto a prelievi utilizzando un bancomat sottratto dal bancone di un ristorante. Una donna valdarnese è stata scoperta dai carabinieri di Montevarchi e denunciata per furto e uso indebito di carta di credito. L'episodio è avvenuto circa un anno fa, una 35enne aveva prima sottratto l'incasso da un ristorante di Montevarchi e poi anche il portafoglio della proprietaria effettuando prelievi per oltre 1000 euro. I carabinieri, dopo alcuni mesi di indagine, sono riusciti a ricostruire una serie di transazioni effettuate proprio a Montevarchi. Decisive per l'identificazione della donna sono state le immagini catturate dalle telecamere degli istituti di credito dove erano stati effettuati i prelievi. Matteo Salvini sarà oggi pomeriggio a Cortona per appoggiare la corsa di Tommaso Marocchesi Marzi, il candidato del centrodestra nel collegio di Siena, collegio che ingloba anche 5 comuni della Valdichiana Aretina. Il leader della Lega sarà a Cortona in Piazza della Repubblica alle 14:15. Infine lo sport, l'Amen Scuola Basket Arezzo ha completato le procedure per un nuovo innesto. Si tratta dell'atleta Mirko Brandini per quanto riguarda la stagione sportiva 2021-2022. Brandini ha sempre militato nella Synergy Valdarno, con cui è stato a più riprese anche avversario della Scuola Basket Arezzo e fatta eccezione per la stagione 2016-2017, dove è stato protagonista della Serie C Gold Lombardia con la maglia del Mortara. Nello scorso campionato il Play Guardia Valdarnese, classe 94, ha viaggiato a 14,3 punti di media. E dunque un giocatore molto versatile andrà a rinforzare il quintetto dell'Amen mettendo al servizio di coach Evangelisti la sua esperienza e la sua leadership. È tutto per le nostre breaking news, grazie per averci seguito, un buon proseguimento con i nostri programmi.